Golfisti professionisti e personalità del mondo dello sport e del lifestyle hanno animato per un caldo sabato di fine luglio la Perla delle Dolomiti davanti a un pubblico partecipe e curioso, sfidandosi su 18 buche distribuite tra il golf club di Cortina e il centro cittadino, mettendo in scena veri swing d'autore. Assolutamente è un grandissimo evento, poi soprattutto dal punto di vista golfistico rilancia un po' quello che è lo scenario sportivo Cortina, quindi siamo solo che contenti di poterlo ospitare nuovamente. È un qualcosa un po' di strano per un golfista, quindi è assolutamente bellissimo, perché così la gente può ammirare quello che è il nostro centro, ma anche non solo il centro, anche diciamo altre location che hanno trovato, quindi assolutamente è una cosa nuova, ma soprattutto estremamente divertente. Nel centralissimo Corso Italia sono state allestite le buche più inconsuete e spettacolari, peculiarità indiscussa di In City Golf, che hanno reso omaggio alla storia sportiva e olimpica di Cortina. Tra queste la buca in piazza Pittori Fratelli Ghedina, realizzata con i Bob del Bob Club Cortina, al cui interno è stato posizionato un gong e i giocatori, per aggiudicarsi la vittoria, hanno cercato di farlo suonare il maggior numero di volte possibile. Di fronte allo storico hotel della Post è stata allestita invece una postazione di lancio dalla quale i giocatori hanno provato a centrare la buca collocata sul balcone dell'albergo. Averlo fatto 5 anni di fila qui e poi per 8 anni non c'eravamo più, adesso siamo tornati da parte della richiesta del comune, vuol dire che non abbiamo lasciato terra bruciata e questo mi fa molto onore. Ma il segreto sicuramente è una cosa molto easy, la gente si deve divertire, non abbiamo l'agonismo dietro, ma comunque abbiamo 18 buche, 18 premi, ogni giocatore può vincere un premio, ma non è che siamo lì che devo vedere il mio score per abbassarmi l'handicap, no, qua devo solo divertirmi, mangiare e bere e fare festa. E a golf gioca con piacere anche Christian Ghedina, ex campione cortinese dello sci azzurro, che per la prima edizione di In City Golf nel 2010 tirò il colpo inaugurale dallo schuss della pista Olimpia delle Tofane insieme a Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio artistico, e Jutta Kleinschmidt, prima e unica vincitrice del Rally Parigi-Dakar. Ce ne sono tanti di sport, no? Però io dico sempre chi più ne ha più ne metta, e secondo me lo sport è scuola di vita. Io adesso ho anche un bambino piccolo e tutti quanti mi dicono diventerà un campione di sci, per me è lo stesso quello che farà, però gli farò fare molto sport e per me è importante e farà un po' di tutto. Chiara non può andare con la motonautica che sto praticando adesso, ma per me è importante che faccia sport e lo sport è importantissimo per tutti i giovani.